Una buona giornata e bentrovati per la prima edizione del nostro giornale. Continuano incessanti controlli da parte delle forze dell'ordine in provincia di Foggia per far rispettare le misure decise dal governo Conte. La situazione nei 12 comuni di appartenenza, le forze dell'ordine hanno effettuato delle situazioni di importanza. E questi dati che sono emersi: a Cerignola 36 persone denunciate, tra cui due titolari di esercizi commerciali; ad Ascoli Satriano 2 persone, a Stornarella 11, tra cui il gestore di un circolo. Nei comuni della BAT complessivamente denunciate 48 persone, 28 a San Ferdinando, 13 a Margherita di Savoia e 7 a Trinitapoli. Negli ultimi 2 giorni anche sul Gargano è stata incessante l'azione delle forze dell'ordine, ma evidentemente qualche sciagurato non vuole proprio rispettarlo. E così in un camping di Vieste i carabinieri hanno sorpreso un intero gruppo di persone che si erano assemblate per festeggiare un compleanno sulla spiaggia. Ancora più grave il comportamento del titolare di un bar di Vieste, che è stato beccato mentre consentiva a un avventore di giocare alla slot machine, ovviamente come prevede il codice penale, sospensione dell'attività. Ma adesso facciamo il punto sui numeri per quanto concerne l'emergenza coronavirus. Crescono le persone che guariscono, ma aumentano anche morti e contagiati. Il servizio. Intanto registriamo Aumentano i malati e le 369 vittime nuovi colpite guariti, dal portando il totale dei coronavirus in guariti a Italia, secondo l'ultimo dato fornito 2.335. dalla Protezione Civile nella Ci giornata di sono domenica. anche I casi sono arrivati a 2.853 nuovi casi di pazienti 24.747, positivi. Attualmente il totale dei i positivi è deceduti che sono aumentati 20.638. 368, mettendo il Di totale a questi 1.809. Le 9.268 persone guarite sono sono in isolamento 2.335. Nel corso domiciliare della senza conferenza sintomi o stampa, senza il domicilio, responsabile della Protezione 1.672 Civile sono Nazionale, in terapia Borrelli, ha intensiva. invitato ancora una volta Sempre la gente rimane a fermo rimanere la in casa e percentuale uscire solo del per lo stretto 10% necessario. dei Intanto, pazienti in il terapia Presidente intensiva. dell'Istituto Superiore di Sanità, Purtroppo Bruno poi oggi Ferro, abbiamo ha messo in registrato un numero di evidenza deceduti di come anche le 368 misure nuovi adottate nel deceduti. nostro paese beneficiano anche Proprio in virtù l'Europa, di che questa seppur curva in altri ritardo paesi si sta europei muovendo. Per quanto stiano concerne adottando invece la Regione misure Puglia, i analoghe casi di nostre, coronavirus in regione sono che sono saliti le a misure che oggi in qualche 248, modo con conosciamo come 14 in provincia di Lecce e 13 efficaci in provincia di Bari. nel Va anche modificare la curva ricordato che quattro persone con e patologie confidiamo che il pregresse, fatto risultate che anche positive al altri paesi coronavirus, d'Europa sono le adottino decedute nella possa giornata di essere domenica, una creare nella stessa provincia di Bari, emergenza. due in quella di Lecce e una nella Una provincia situazione Abate. nella Mimmo quale Siena, il speciale panorama News è Web ancora molto 24. seria. Io credo che voi lo abbiate. Papa Francesco ha lasciato ieri il Vaticano e in forma privata si è recato in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per fare una preghiera, per pregare per la fine della pandemia. Ha fatto un breve tratto di via del Corso e ha raggiunto la chiesa di San Marcello, lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Per quanto concerne invece il governo, si svolgerà questa mattina l'atteso Consiglio dei Ministri che deve emanare le nuove norme economiche per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Si tratta di investimenti per molti miliardi che interesseranno soprattutto le famiglie. Intanto oggi comincia una settimana decisiva per l'emergenza coronavirus, settimana decisiva che potrebbe propendere anche per un calo dei numeri che sentiamo in questi giorni. Nel dettaglio ascoltiamo News24.city sulle varie ipotesi che si fanno nei diversi comuni della Batta. Ci aspettiamo nei prossimi giorni un picco impressionante di contagi. Ce l'ho appena riferito all'ASL, soprattutto nei prossimi 3 giorni, il che significa che sarà sempre più pericoloso stare in giro tranquillamente in città come molti di voi sta continuando tranquillamente a fare.
Un picco impressionante di casi di contagio da coronavirus potrebbe verificarsi nei prossimi 3 giorni, è quanto riferisce di aver appreso dalla ASL il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, che attraverso la sua pagina aggiorna costantemente i cittadini. Quanto riferito da Bottaro però non si riferisce esclusivamente alla città di Trani, ma riguarda l'intera provincia. Sulla base di questo elemento, nel corso della videoconferenza tenuta tra il prefetto Maurizio Valiante e i sindaci della BAT, Bottaro ha chiesto il supporto dell'esercito per sostenere l'attività di controllo delle città che le forze dell'ordine faticano a portare avanti da sole con i numeri esigui che in questo momento più che in altri mostrano tutti i loro limiti. Mentre a sera, riferisce Bottaro, i cittadini si mostrano collaborativi, durante il giorno e il pomeriggio è molto più difficile tenerli a bada. Ho appena formalmente chiesto al prefetto l'ausilio dell'esercito. È chiaro che non siamo in grado di poter controllare tutti coloro che soprattutto stanno venendo in queste ore dal nord. Abbiamo fatto oggi un primo controllo alla stazione alle 6:06 per cercare appunto di censire tutti coloro che scendevano. Per fortuna si è trattato di pochissima gente. Abbiamo anche puntato una telecamera praticamente proprio sulla stazione, zoomando peraltro la telecamera proprio per verificare di fatto tutti coloro che arrivano a Trani. E non vale solo per Trani, come ha dimostrato la diretta Facebook del sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, ieri sera, in cui un anziano cittadino ha opposto alla contestazione della sua passeggiata il contenuto del decreto ministeriale. Soprattutto voi che avete una certa età, andate a casa, uscite solo per stretta necessità, mi fate sta cortesia, ve lo dico come un fratello. Dopodomani possiamo uscire con le bici? Non si può uscire con le bici. E sto, c'è sto coso, l'ho scritto io, viene dal governo, che mi hanno mandato a me. E per lo sport si profilano 2 giorni importanti per quanto riguarda sia il calcio italiano che quello europeo. Per quello italiano si riunisce l'assemblea della Lega di Serie A che dovrà valutare quando poter riprendere il massimo campionato. Ricordiamo che tutte le attività sportive calcistiche sono sospese fino al 3 aprile. Per quanto concerne la UEFA invece domani importante e delicata assemblea che dovrebbe ratificare e confermare la sospensione delle gare sia di Champions League che di Europa League, ma anche di far spostare il campionato europeo che comincerà, che dovrebbe cominciare il prossimo 12 giugno. L'ipotesi plausibile di rinviarlo di un anno sarebbe l'ideale anche per permettere a tutte le nazioni europee di poter concludere i loro rispettivi campionati. Per questa prima edizione del nostro giornale ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento, come sempre, con la nostra edizione straordinaria alle 13:30. Grazie per l'ascolto e a più tardi. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo!